Siamo con Andrea Mazzarella e Gianluca Recchimuzzi del Real Affori. Finalmente oggi una bella vittoria contro una squadra di livello. Anche dal punto di vista offensivo finalmente si sono visti 5 gol e più cattiveria là davanti. Parlo io? Sì. Finalmente sì, hai detto bene, perché avevamo rispetto di questa squadra che stava andando molto meglio di noi. Noi sapevamo perfettamente che nelle ultime partite abbiamo giocato anche dei buoni match, ma non siamo riusciti a concludere, ne parlavamo anche prima della partita. Oggi devo dire che abbiamo realizzato finalmente, forse con gli interessi si sono ripresi un po' di gol che nelle partite scorse non avevamo fatto, quindi sono per forza di cose contento. Poi manca anche a livello di prestazione, credo che. Esatto. Riuscite a giocare bene, tanti gol, quindi oggi è una bella domenica, dai. Detto finalmente, perché prima di oggi i punti in classifica erano solo 8, quindi... E rispetto poi anche all'anno scorso in cui siete arrivati, avete sfiorato la promozione, c'è stato un avvio abbastanza complicato. Vi chiedo che cosa è dovuto probabilmente, è stato dovuto probabilmente questo inizio, se c'è una motivazione. Ora ti rispondo dal punto di vista del mister, poi il capitano ti risponderà dal punto di vista dei giocatori magari. Il fatto è che l'anno scorso siamo partiti un po' in sordina come quest'anno, abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio e probabilmente avevamo un girone un po' più complicato con tutto rispetto alle squadre che abbiamo quest'anno. Qualche partita l'abbiamo presa troppo morbida dall'inizio della stagione, qualche partita ci è andata anche male. Io penso che abbiamo i valori per poter, non dico vincere il campionato sicuramente perché non sono così superbo da poterlo dire, però penso che in fondo ci possiamo arrivare, quindi la nostra reale condizione di classifica non è stare nelle ultime tre, nelle ultime quattro. Quindi ho fiducia che le partite da oggi sia un segnale e ritorni a essere quella che ho visto, la squadra sia quella che ho visto oggi. Sì, soprattutto oggi. Sì, scusami. Nel senso, secondo me è più anche un fatto mentale, adesso ci siamo anche un po' sbloccati. Le ultime tre partite abbiamo giocato bene. Pali, traverse, parate, poi vabbè un po' di sfortuna. Però sottoscrivo quello che ha detto il mister. Torneremo magari a battagliare contro tutti e quella non è la nostra posizione sicuramente. Infatti la domanda finale era questa, la mia. Volevo chiedervi se la vittoria di oggi può dare molta fiducia in ottica futura. E poi un'altra cosa, perché oggi 5 reti, prima di oggi erano solo 13. E soprattutto guardando le medie realizzative delle più alte, che viaggiano a media di 24-25 gol. Quindi probabilmente riorganizzando un po' la fase offensiva, partendo da quello che è successo oggi, si può arrivare più in alto? Sicuramente sì, io il discorso che ho fatto anche ai ragazzi prima della partita, sposo in pieno quello che ha detto il capitano, abbiamo fatto delle buone partite ma non facendo i gol, e gli ho detto ragazzi, le squadre che stanno davanti, la grande differenza che hanno con noi, che fanno media 3-4 gol a partita almeno, e se fino ad oggi il nostro migliore realizzatore mi pare avesse 3 gol, forse c'è qualcosa che non va. Quindi vuol dire che in campo ci andiamo, ma non abbiamo realizzato per quello che dobbiamo realizzare. Spero che oggi sia in là per abbiamo anche i meriti a chi ha fatto la formazione oggi, che l'ha fatta bella spregiudicata e non a caso abbiamo fatto 5 gol. Va bene, faccio i complimenti al mister, faccio i complimenti al capitano con la doppiata di oggi e vi saluto. Io saluto Lapo, ciao Lapo. Ciao Lapo.